è importante anche avere una propria visione fotografica. Cioè, quando esci di casa, esci per fare della street, non mi viene in mente di portarmi il 300 mm perché potrei trovare un qualcosa che, se trovo qualcosa che ha bisogno di un 300 mm, pace. Cioè, quel giorno lì non sono uscito per fare quello. Cioè, uscire con le idee anche un po' chiare su cosa si sta andando a fotografare dovrebbe essere un po' il primo step per approcciarsi alla strada, per approcciarsi alla fotografia di quello, diciamo, che può succedere durante una passeggiata. Già la fotografia di viaggio è un po' diversa, perché comunque durante il viaggio, diciamo, sei più propenso magari a portarti a casa comunque una foto ricordo di qualcosa, per cui magari sei uscito con tutte le migliori intenzioni di fare dei panorami, di fare cose, però magari trovi quel dettaglio lontano, e allora avere dietro l'obiettivo lungo ti fa comodo. Però quando esco proprio per fotografare la strada, cioè io proprio mi metto poi in borsa il 12 e il 20 e vado. Cioè, cerco solo quel tipo di storia, non esco, diciamo, dal seminato perché, come dire, potrebbe succedere, diciamo, dell'altro, o perché, se succede dell'altro, cerco di raccontarlo nella maniera in cui sto raccontando, perché alla fine la scelta della focale è un po' la scelta dello stile narrativo che vuoi utilizzare per quello che vuoi dire. È un po' come quando inizi a leggere un libro e la storia inizia al passato, si svolge, diciamo, tutta quanta al passato. O comunque, se devi fare dei cambi di narrazione, devono essere comunque giustificati. La scelta di una focale è un po' quel tipo di, ha un po' quel tipo di approccio lì. Cioè, guardare una serie di foto, un racconto che continua a passare da un grandangolo a un super tele, a un dettaglio, a fotografie larghe, così alla lunga è un po', ti manda un pochino in confusione, diciamo, chi sta guardando. Cioè, dici, ok, va bene, ma che cosa mi stai dicendo? Cioè, come me lo stai raccontando? È un racconto un po' confuso. Invece, uscire con una determinata idea, una determinata focale, ti permette di essere, come dire, più coerente con il racconto che vuoi fare. Per cui non adattare te a quello che sta succedendo, ma adattare, come dire, quello che sta succedendo a come lo stai raccontando. Ok? E facendo questo esercizio qui, diciamo, si riesce anche, come dire, a comprendere meglio determinate caratteristiche del sistema, che sembrano dei limiti, ma in realtà, diciamo, se riesci a piegarle alle tue necessità, diventano invece dei vantaggi.